Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Come saprà più di qualcuno di voi, tra gli iscritti un pochino più vecchi, io sono laureata in scienze ambientali e ogni tanto mi piace inserire sul canale il tema della sostenibilità ambientale. In questo caso, ovviamente, è declinato al periodo natalizio, quindi parleremo di come rendere più sostenibile il nostro Natale. Partiamo subito parlando dell'albero che per quanto possibile dovrebbe essere vero e possibilmente con ancora le sue radici, in modo tale che una volta finito il periodo natalizio non vada buttato ma se possa essere ripiantato. E nel caso non sopravviva al periodo natalizio potrete comunque smaltirlo nel verde, tra le ramaglie, insomma. Per chi invece non può fare a meno dell'albero in plastica, quello finto, diciamo così, il consiglio è quello di farlo durare assolutamente il più possibile, quindi evitare di cambiarlo ogni 2-3 anni sostanzialmente. Sopra l'albero ci mettiamo delle decorazioni, ovviamente, e anche le spargiamo per quanto possibile in tutta la casa. La cosa migliore di tutte in questo caso è quella di utilizzare per quanto possibile il materiale che ci fornisce la natura. Un esempio è quello di farsi delle decorazioni per l'albero essiccando degli agrumi. Vi faccio un esempio, questa qui è una fetta di arancia che ho essiccato dimenticandomela sostanzialmente sul termosifone finché appunto non ho ottenuto questo risultato. Un altro esempio può essere il fatto di raccogliere durante una passeggiata delle pigne, tipo questa, tanto per capirci. Anche in questo caso, eventualmente potete anche attaccarci un nastrino colorato e usarla come decorazione per l'albero o comunque per la casa. Le decorazioni possiamo anche crearle noi, magari riciclando dei materiali che andrebbero altrimenti buttati, e per le famiglie con i bambini può essere un ottimo modo per appunto coinvolgerli nella creazione di magari una pallina o una lanterna decorata a tema natalizio personale. E a proposito di lanterna, nel video che verrà caricato domani, per cui vi invito a iscrivervi al canale in modo da non perdervelo, vi farò vedere appunto come crearne una facile e assolutamente anche veloce da fare, in modo tale da averla prontissima per le prossime serate. Altro modo per avere delle decorazioni ecologiche ma in plastica è quello di andarla a recuperare nei mercatini dell'usato, quindi avere delle decorazioni di seconda mano, dare nuova vita a decorazioni che altrimenti verrebbero buttate. Per quanto riguarda le luci, invece, il consiglio su tutti è quello di utilizzare delle lucette a LED che vi permetteranno un risparmio energetico tra il 50 e l'80%. In più, se volete, potete usare un timer in modo tale che possiate impostare lo spegnimento automatico delle lucette. Utile se non siete in casa o siete degli smemorati come la sottoscritta che più di qualche volta se ne dimentica accese durante tutta la notte. Per quanto riguarda i regali, il consiglio è quello di non strappare la carta dei regali quando ci arrivano, in particolare quella degli anni precedenti, in modo tale da avere della carta ancora in buono stato da poter riutilizzare. Poi possiamo comunque metterci da parte magari delle scatoline neutre che appunto possono contenere i nostri regali e che poi andremo un pochino a decorare. E qui ci tornano utili i materiali naturali che possiamo avere in casa, quindi appunto le fettine di agrumi, qualche stecca di cannella oppure le pigne che abbiamo raccolto. Per quanto riguarda la sostenibilità a tavola, per questo Natale penso che ci saranno dei pranzi e delle cene un po' in sordina e quindi un pochino più raccolte. In ogni caso, i consigli saranno validi anche in futuro, per cui vi dico che è il caso di usare sempre tovaglie di stoffa e se non avete di abbastanza grandi potete magari puntare a fare un patchwork di varie stoffe con colori che magari ricordino il Natale, potrebbe essere un'ottima idea. Potete comunque usare una tovaglia di carta, fate però attenzione che sia 100% riciclabile, appunto che vada gettata poi nel bidone della carta, ma che non sia di quei materiali che sembrano ecologici, ma che poi ci tocca buttare nell'indifferenziato. Per quanto riguarda le stoviglie, cercate di evitare il più possibile l'usa e getta, e se proprio non potete farne a meno, cercate le stoviglie compostabili. Per quanto riguarda il centrotavola, vale più o meno quello che ho detto nei punti precedenti, quindi prediligete i materiali naturali, come possono essere i rami di pino, le pigne, eccetera. E per quanto riguarda quello che metterete in tavola, quindi per quanto riguarda il cibo, preferite prodotti locali e soprattutto stagionali.
Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella, in questo periodo che sto caricando un video al giorno è fondamentale per rimanere aggiornati appunto sulle varie pubblicazioni. Se avete altri consigli per quanto riguarda il Natale sostenibile, lasciateli in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo domani. Have a nice life!